non aiuto io. E ci troviamo al quartiere Tamburi in via delle Sciaie, una strada, purtroppo una via in cui i rifiuti traboccano, e giustamente la gente, gli abitanti sono esasperati. Signora, ci sono dimenticati di noi qua, solo che non è giusto perché qua c'è uno schifo, noi dormiamo qua e ci affacciamo, siamo pieni di mosche, di insetti dentro casa. Non è giusto, non paghiamo. Perché non pulite un po'? Pagate le tasse, giustamente. Ah. E questa è l'amministrazione Menucci. Però non è giusto, perché questi ragazzi stanotte sono tutti in mezzo alla strada, i bambini stanno. E che facciamo? Signora, ma Menucci dice che ha seminato la rinascita. Sì, la rinascita di che cosa? Del degrado, dell'abbandono. Non essere votato, però fate le cose per bene. Le strade qua in città fate marciapiede, tutte cose. Qua non facete proprio niente. Cioè il quartiere Tamburi è un quartiere abbandonato. Sì, è abbandonato, sì. Venga, venga, signora. No, signora, parlate anche a voi. Non c'è niente di male. È abbandonato un quartiere. Non serve a niente perché è acqua lavata. Da quali entrano, da quali escono. Io non so niente, io voto e basta, non so chi ho votato, però non si dice. Però c'è una cosa, pulite anche per le persone, per i ragazzi che stanno sui tamburi. Certo, non devono esistere cittadini di serie A e cittadini di serie B. Siamo tutti uguali. Certo. Se no la legge che cosa sta scritta? La legge è uguale per tutti, per chi è? Per già, già c'è il problema dell'inquinamento. Se poi si aggiunge pure questo, povero quartiere Tamburi. Da via delle Sciaie, quartiere Tamburi è tutto. Ma che signora questa... può parlare? Parlavamo ecco del degrado, di questa porcheria dei cassonetti. Non si può vivere in queste condizioni. Stavamo bene prima con quei cassonetti là che sono belle. Ora con la differenziata è peggiorata. Peggiorata, sì, sì. Tutto è peggiorato. Un quartiere abbandonato. Abbandonato. Sono peggiorato anche sui tamburi, Appunto. Grazie. Prego. È tutto. Il meglio deve ancora venire. Guardate cittadini, guardate, pensate voi che avete votato Menucci. Questi sono i risultati.